soldi? Appoggiali pure sul cruscotto. Ciao cara, ci sarò e ricordati che è solo per amicizia che lo faccio, eh? Certo che ti costerà, il lavoro è lavoro. Va bene, ciao, a stasera, ok, ciao ciao. Potevamo starcene anche a casa nostra. Casa di chi? Casa di tua madre, cazzo. Ciao. Sì, no, sì, come al solito. No, penso di no. Sì, va bene. Va bene. Chi era? Niente, è un'amica. Dammi il telefono. Dammi questo cazzo di telefono! Mi prendi per il culo, cazzo! Mi sta prendendo per il culo! Scendi dalla macchina! Scendi dalla macchina! Scendi da questo cazzo di macchina! Datti una sistemata, eh? E vedi di non fare la stronza. Apriamo il cofano? Non so come si fa. Non sai come si fa? Non lo so, si è chiamata. Da sola. Così. Il problema sembra grosso, sai che hai bisogno di un meccanico. Ma accidenti, ma così sono proprio nei guai. Ma quali guai? Ti ci accompagno io, no? Davvero? Ma sarebbe così gentile. Ma certo. Sei stata fortunata a trovare uno come me, sai? Passa dietro, muoviti. Muoviti! Ti piace questa musica? Non aspettarmi. Torno tardi. Un amico mi ha parlato di un motel qui vicino. Se il meccanico dice che l'auto è pronta per domani, un letto per stanotte te l'avrei trovato io. Ma siete davvero tutti così disponibili da queste parti? In camera, ma non perdi tempo, eh. Scopriamo. Ma è tua moglie! Mi chi? Non è la tua moglie che l'ha capito? Ma quello è un fantasma. Un fantasma, sei buffo tu. Mio marito? Già sono io. Tu sei
uno che secondo me mi piace giocare. Sì, facciamo tanti giochi. A quanto andavo, brigadiere? Intorno ai 90. Supponiamo che vi tagliate per la scuola. Supponiamo che vi lasci andare per questa volta. Supponiamo che io vi picchi sulle mani. Supponiamo che io mi metta a piangere sulla vostra spalla. Supponiamo che la spalla sia quella di mio marito. Ricordati che questo lo faccio solo perché ti voglio bene. Ruffiana, guarda che questo favore me lo segno. E la prossima volta che... Non so, a vorrei. Se ti rilassi e collabori, forse potrebbe anche non farti troppo male. Ma dai, dove le hai trovate queste? Guarda, siamo irriconoscibili. Secondo me siamo sempre delle gran gnocche. Se pensi agli anni che sono passati. Tu pensa piuttosto a quelli che abbiamo davanti. Thank you.